Oggi ti voglio parlare di una ragazza che si chiama Milano. L'ho conosciuta 7 anni fa, quando venivo dalla provincia. Ne ero affascinato e poi me ne sono innamorato. Innanzitutto ti dico subito che a prima vista non appare bellissima. Voglio dire, ci sono donne più belle in Italia. Ma è senza dubbio una donna che va conosciuta, perché nasconde molti talenti, a volte inespressi. Milano vive tra Bari e Berlino. Se la guardi da sotto, sembra fredda e spocchiosa, e se la guardi da sopra, appare dolce e calorosa. È una donna a cui piace molto essere moderna. È una donna che lavora tanto, non si tira mai indietro. È una vera e propria locomotiva. Trascina tutti con le sue iniziative e il suo entusiasmo. Anzi, a volte esagera. Le dico sempre, non c'è bisogno di fare le 8 in ufficio tutte le sere. E poi è una donna che viaggia tantissimo. Ogni estate e inverno se ne inventa una diversa. E poi il weekend a sciare, al mare, non sta mai ferma. E la musica? È innamorata della musica. Il teatro alla Scala è la sua casa. E lasciami dire, è una donna molto accogliente, nonostante quel che si dica in giro. La sua porta è sempre aperta. E sono sicuro che anche tu, se la conoscessi, saresti d'accordo con me. Il suo cuore è grande. Poi devi sapere che è una donna molto sportiva. Le piace qualsiasi attività. Se ne inventa sempre una nuova. Ma in uno sport in particolare è fortissima. Nel calcio. Beh, lì è la numero uno. È famosa in tutto il mondo per i suoi trofei. È vero, oggi è un po' in crisi. Mancano soldi, investimenti del futuro. Ma vedrai che tornerà grande anche nel calcio. La cosa bella di lei è che sa essere sportiva ed elegante allo stesso tempo. Tu non mi crederai, ma anche per la moda è famosa in tutto il mondo. Davvero. I suoi marchi hanno fatto la storia. Ha un istinto innato per l'eleganza. Dovresti vederla. Quando decide di farsi bella, non ce n'è per nessuno. E sai qual è la cosa più bella di lei? È una donna piena di contrasti. È moderna e classica, nordica e latina, ricca e povera, grande e piccola, calda e fredda, piovosa, nevosa e soleggiata, efficiente ma godereccia. È tutto e il contrario di tutto. È una piccola New York col tenore di vita italiano. Ma cosa vuoi di più dalla vita? Qualche difetto? Ecco, se devo essere onesto, qualche difetto ce l'ha. Spesso la consapevolezza del suo fascino e del suo stile la porta a compiacersi troppo. Essere affascinanti ed eleganti va bene, ma diventare snob no. Un altro difetto è la sua emotività, proprio come sua madre, l'Italia. Spesso si arrabbia alla guida, in coda alle poste, al bar. Mi piacerebbe che fosse un po' più pacata. Le dico sempre che noi non siamo le nostre emozioni e che non dobbiamo lasciare che siano loro a dominarci. Ma insomma, che vuoi, fa parte del suo carattere. Ma oggi ti parlo di lei perché da un po' di tempo a questa parte sono preoccupato. Da un po' di tempo a questa parte ha perso la sua energia vitale e si è seduta su se stessa. E poi ha cominciato a piangersi addosso. Sì, è come se avesse dimenticato tutte le sue qualità e si fosse lasciata schiacciare dalle emozioni negative che la circondano. Però non è da lei abbattersi. E poi, se si ferma lei, siamo fregati. Chi trascinerà tutti gli altri? Questo che è appena cominciato sarà un anno speciale per lei. E io davvero mi auguro che possa rialzare la testa e cominciare a correre come ha sempre fatto. Pregherò dunque perché l'universo si occupi di lei, anche se è da lei che deve arrivare il primo passo, ma sono sicuro che arriverà. E allora, caro diario, oggi voglio dirti che ringrazio il destino per avermi fatto conoscere questa donna meravigliosa e le auguro ogni bene dal profondo del mio cuore. Ciao, Milano mia. Con affetto, Conrad.